Allora, va bene, mi presento, mi chiamo Daniele Pisano, ho scoperto il libro di Don Guido intorno al 2010 e mi ha colpito subito e quindi sono andato alla ricerca di indizi che potessero in un certo qual modo confermare quanto sostenuto dal sacerdote e inizialmente non pensavo di trovare qualche libro che avesse approfondito la questione, invece in realtà non ho trovato nulla, quindi ho dovuto approfondire su altri testi che però non parlavano ovviamente di Don Guido, parlavano di altre cose e però ho trovato tutta una serie di indizi, tanto che alla fine poi ho scritto io un libricino, L'origine dell'uomo ibrido, in cui raccolgo tutti questi indizi che ho trovato. Ho scoperto per esempio che ci sono pensatori cattolici che avevano già ipotizzato, avevano già intuito qualcosa di simile. Questo è Joseph de Maistre, che è un grande cattolico dell'Ottocento, e parlava di una doppia natura umana. La doppia natura ne parlava anche Pascal, quindi è un discorso un po' trasversale questa doppia natura umana. Cioè, questo sentimento che ogni uomo ha dentro di sé, che da una parte lo rende simile a Dio, ma dall'altra parte sente di avere istinti bestiali che lo degradano, insomma, a qualcosa di animalesco. Questa è una citazione di De Maistre e secondo me coglie perfettamente quello che dice Don Guido, no? De Maistre, parlando dell'uomo, dice che la sua stessa grandezza lo umilia, perché la sua intelligenza, che lo innalza fino all'angelo, non serve che a mostrargli di avere alcune tendenze abominevoli che lo degradano fino al bruto. Il male ha tutto insozzato e l'uomo è tutta una malattia, accoppiamento inconcepibile di due potenze diverse e incompatibili. Centauro mostruoso, egli sente di essere il risultato di qualche misfatto sconosciuto, di qualche detestabile miscuglio che lo ha viziato nella sua più intima essenza. De Maistre scriveva queste cose nell'Ottocento e forse Don Guido poi ha scoperto esattamente quale sia stato questo miscuglio, questo misfatto sconosciuto. Noi parliamo di peccato originale e il più grande teologo che ha parlato di peccato originale è Sant'Agostino. Sant'Agostino addirittura la persona che ha coniato proprio l'espressione peccato originale, perché nella Bibbia, in tutta la Bibbia, sia Antico che Nuovo Testamento, l'espressione peccato originale non esiste. È un'invenzione, tra virgolette, di Sant'Agostino. E Sant'Agostino, che ha studiato tantissimo la Bibbia, parla del, vabbè, ovviamente Sant'Agostino, parliamo del 400, quindi 1600 anni fa, non si conosceva il DNA e si pensava che gli uomini, i bambini venissero generati dal seme dell'uomo. E allora questa è una citazione di Sant'Agostino perché lui dice: quello che è stato fatto è l'uomo, donde è stato fatto è il seme dell'uomo. Entrambi sono un bene. Il diavolo non ha creato né l'uno, cioè né l'uomo, né l'altro, né il seme, ma ha solo seminato il difetto del seme. Si parla proprio di un difetto del seme. Ora, noi sappiamo che i bambini vengono concepiti non solo dal seme del padre, ma appunto dallo spermatozoo che va a fecondare l'uovo della donna. Quindi magari Sant'Agostino oggi questa stessa espressione magari non avrebbe più parlato del seme dell'uomo, ma avrebbe potuto parlare di DNA e quindi difetto di un difetto del DNA. Quindi siamo molto simili. Per assurdo, Sant'Agostino dice qualcosa di simile a Don Guido. Infatti poi prosegue e dice: il principio dei bambini dal quale essi sarebbero nati si trovava in Adamo, ma poiché esso è stato viziato e condannato dal peccato, Cristo ne ha istituito un altro dal quale essi sarebbero rinati. Quindi si parla appunto di un seme di Adamo viziato. Sempre Sant'Agostino aveva notato una cosa particolare, cioè lui diceva: questi istinti animaleschi che noi abbiamo che ci portano al male, lui li chiamava libidine, altri teologi li chiamano concupiscenza, però il significato è lo stesso. E lui aveva notato che questa libidine è presente sia negli uomini che negli animali, però diceva, negli animali non è un male questa libidine, perché gli animali non hanno la ragione, quindi seguono semplicemente i loro istinti. Questa libidine è un male nell'uomo,
perché nell'uomo la libidine va contro la ragione. E cito, lui dice: noi siamo composti di beni disuguali, dei quali uno è comune agli dèi e l'altro alle bestie. Questa libidine non è un male nelle bestie, poiché non è in contrasto con la ragione che esse non hanno. L'assurdità, quindi, è che Agostino aveva intuito che c'è un qualcosa, la libidine, di animalesco, che doveva essere solo degli animali, quindi Dio che crea tutto perfetto non doveva possedere questa libidine, e però qualcosa di una caratteristica, una proprietà degli animali è finita nell'uomo. Sant'Agostino ovviamente non sa come ci è finita, ma ha capito la conseguenza del peccato originale. Questo è Papa Francesco, perché la Chiesa ancora non si esprime su Don Guido, ma qui c'è un'informazione, secondo me, molto interessante. Questa vabbè, è un'omelia del 7 febbraio 2017, questa la trovate su vatican.va, il sito della Chiesa, e il Papa dice: Dio dà tutto all'uomo, e la creazione dell'uomo e della donna è l'incoronazione di tutta la creazione del mondo, è il fine. Ma si è chiesto: cosa ci dà Dio? Prima di tutto, ha risposto, Dio ci ha dato il DNA, cioè ci ha fatto figli, ci ha creati a sua immagine e somiglianza, come lui. Quindi Dio ci ha dato il DNA. Sempre Papa Francesco ha parlato un'altra volta di DNA, e questa è un po' la chiave, secondo me. Perché Papa Francesco ha detto, citazione, la condizione di figli, che è la nostra vocazione originaria, e ciò per cui siamo fatti, il nostro più profondo DNA, che però è stato rovinato e per essere ripristinato ha richiesto il sacrificio del figlio unigenito. Qui Papa Francesco, nel 2016, il 15 maggio, ha parlato proprio di DNA rovinato. Non solo, dice che per essere ripristinato ha richiesto il sacrificio di Gesù. Noi sappiamo, cioè la teologia cattolica dice che Gesù è morto ed è risorto per salvarci dal peccato originale. Quindi il fatto che qui il Papa abbia detto che il sacrificio di Gesù è servito per ripristinare un DNA rovinato, e c'è un'allusione un po' al peccato originale che ha potuto rovinare il DNA. Questa era solo una piccola introduzione. La maggior parte degli indizi sull'ibridazione io l'ho trovati proprio nella Bibbia. Cioè io pensavo, cioè leggendo Don Guido, la prima cosa che mi aveva colpito è caspita, è tutto logico il pensiero di Don Guido, ma la Bibbia dice altro, cioè la Genesi, quella che conosco io, dice altro. Com'è possibile? Com'è possibile che Dio abbia fatto credere per 2000 anni alla Chiesa qualcosa sul peccato originale e poi abbia rivelato a un sacerdote della Chiesa Cattolica un'altra visione, cioè sembrerebbe che le cose siano andate in modo diverso. E quindi c'era questo contrasto che non riusciva a capire, e in realtà approfondendo il contrasto quasi si elimina. Però c'è questa premessa da fare, leggere la Bibbia a volte non basta. C'è un grande sacerdote che una volta disse: se bisogna leggere la Bibbia come se fosse un quotidiano, è meglio leggere un quotidiano. Non possiamo pensare che leggere la Bibbia, insomma, sia semplice come leggere un articoletto di giornale. Bisogna un attimino approfondire. Per approfondire, la Chiesa utilizza il metodo storico-critico, cioè cercare di capire qual è il senso originale del messaggio che volevano dare gli autori biblici a quelle parole. Perché, per esempio, la Genesi, il racconto del peccato originale, è stato scritto circa 3.000 anni fa. 3.000 anni fa, nella Palestina, avevano una cultura, un modo di pensare e un modo di parlare anche completamente diverso dal nostro. Quindi bisogna cercare di entrare nella loro testa per capire quello che volevano dire. Qui faccio un esempio, perché se invece interpretiamo tutta la lettera è facile cadere in dei paradossi. In inglese, per esempio, oggi si usa dire, quando piove tanto, piovono cani e gatti. Se interpretassimo alla lettera questa affermazione, uno si immaginerebbe qualcosa, ecco, come si vede lì nel disegnino.
Oppure noi diciamo, per parlare di una persona astuta, diciamo quella persona è una volpe, ovviamente in senso metaforico, cioè quella persona non è realmente una volpe, quindi bisogna sempre interpretare. La Genesi ci parla di un serpente parlante, ma volevano intendere gli autori qualcosa del genere, come il lupo parlante della favola di Cappuccetto Rosso, o c'era un altro significato a questa figura del serpente parlante? Come vedremo, c'è un altro significato, e non lo dico io, ma lo dicono i teologi e gli esegeti. Però per scoprire quest'altro significato, per scoprire un po' tutti i significati che sono scritti all'interno della Bibbia, soprattutto dell'Antico Testamento, bisogna conoscere il rapporto che c'era tra gli israeliti e i cananei. Cioè, la Bibbia, l'Antico Testamento, è il racconto del popolo di Israele. Questo popolo di Israele ha convissuto per circa 1000 anni con un altro popolo, con tanti altri popoli che stavano lì attorno, che erano chiamati i popoli di Canaan, i popoli cananei, e si è scontrato per secoli con questi altri popoli. E si è scontrato sia fisicamente, ma anche e soprattutto c'è stato uno scontro teologico, perché il popolo di Israele credeva in Dio e gli altri popoli invece avevano tutta un'altra religione particolare. E quindi il rapporto tra israeliti e cananei è fondamentale per capire cosa è scritto realmente nell'Antico Testamento. Praticamente, se si legge l'Antico Testamento, si viene a scoprire subito una cosa importantissima e strana, perché si parla continuamente di matrimoni misti vietati. Cioè, è scritto che Dio proibiva l'incrocio tra israeliti e cananei. È ripetuto in tutti i libri dell'Antico Testamento. Di questa cosa oggi non si parla tanto, anche perché è un argomento un po' politicamente scorretto, cioè sembra quasi che insomma ci sia qualcosa di razzista all'interno di questa, però basta leggere la Bibbia, come vedremo, e la Bibbia insomma è disseminata di queste affermazioni. Passo un attimino proprio a Genesi 1, che è il primo capitolo in cui si parla appunto della creazione in 6 giorni. Se uno lo legge senza conoscere Don Guido, difficilmente ci troverà qualcosa di particolare. Invece ci sono almeno 3 riferimenti che riguardano l'ibridazione. La prima cosa che ci dovrebbe colpire conoscendo Don Guido è che Dio in Genesi 1 crea separando. Qui ho riportato i passi: prima Dio separò la luce dalle tenebre, poi Dio disse sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque, e poi disse le acque che sono sotto il cielo si raccolgono in un unico luogo e appaia l'asciutto, quindi separa la terra dai mari, e infine ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno e la notte. I teologi hanno visto in questo, teologi che non conoscono Don Guido, però come si sono spiegati questa concezione? Loro, per la mentalità di 3000 anni fa gli israeliti non avevano la concezione del nulla, quindi non esiste un Dio che crea dal nulla, perché loro, non conoscendo il nulla, non potevano immaginare che Dio creasse dal nulla. Il nulla, noi oggi, è un concetto per noi familiare, perché noi oggi conosciamo per esempio il numero zero. Il numero zero, quando è stato scritto Genesi 1, non si conosceva. Quindi noi associamo al nulla, appunto noi conosciamo bene lo zero, immaginiamo l'assenza di tutto e quello è nulla. Loro erano molto pratici, quindi per loro il nulla era il caos. Tutto ciò che è mescolato, tutto ciò che non ha forma, dove io non riesco a distinguere le cose, per loro è una sorta di nulla quello. Voi immaginate che, ne so, che io prenda le lettere che sono scritte qui, le mescolo e le parole non hanno più un senso, e quindi è come se non ci fosse scritto nulla. Quindi questa è la concezione che avevano gli israeliti di nulla. E quindi Dio, per creare, se nulla è caos, creare significa separare, cioè dare il giusto senso alle cose, metterle, distinguerle bene e metterle nelle giuste relazioni tra di loro. E cosa dicono i teologi? Dicono se creare significa separare, andare contro la creazione di Dio per gli israeliti
era in un certo senso rimescolare quello che Dio aveva separato. Quindi esattamente noi sappiamo quello che poi ha fatto Adamo in un certo senso, perché Adamo è andato a mescolare delle cose che dovevano rimanere separate. E poi c'è questa ridondanza incredibile in Genesi 1, dove per 10 volte viene ripetuto il concetto secondo la propria specie, cioè Dio crea, e per 10 volte viene detto che Dio crea secondo la propria specie. Vi leggo solo l'ultima parte. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne: Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Ora è evidente che qui gli autori non erano un po' folli che ripetono per 10 volte un concetto se non lo vogliono sottolineare per un motivo ben preciso. Anzi, questa è proprio una tecnica che utilizzavano gli israeliti quando volevano dare importanza a un concetto, lo ripetevano tante volte. E questo è il concetto più ripetuto nel capitolo 1 della Genesi. E perché viene ripetuto così tante volte secondo la propria specie? Non poteva certo essere una polemica contro l'evoluzionismo di Darwin, che all'epoca non si conosceva, e quindi la spiegazione potrebbe essere che appunto loro si riferissero al fatto che le specie dovevano rimanere ben distinte. E poi c'è questa frase fondamentale, cioè conosciutissima, famosissima, quando si dice: Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Questa immagine di Dio, che quindi l'uomo è stato creato a immagine di Dio, su questo punto si è speculato tantissimo, perché la gente si è chiesta giustamente: ma qual è questa immagine di Dio? Cioè, cos'è lo spirito e la libertà? Si è detto un po' di tutto. In realtà poi si è scoperto che questa è una figura retorica in cui la soluzione praticamente è interna alla frase stessa. Qui ho messo in fila la frase e dice: e Dio creò l'uomo a sua immagine. Viene ripetuto: Dio lo creò a immagine di Dio, Dio li creò maschio e femmina. Quindi vedete, dalla prima parte c'è Dio creò, lo creò, li creò. Dall'altra parte c'è a sua immagine, immagine di Dio, maschio e femmina. Cioè l'immagine, cioè il messaggio che volevano dare gli autori, è che l'immagine di Dio è il fatto che l'uomo sia creato, che l'uomo sia uomo e donna. Questo che significa? Che Dio è uomo e donna? In un certo senso sì, perché Don Guido diceva che è padre e madre. Ma c'è anche un significato più profondo, cioè il fatto che Dio abbia creato tutto l'universo per noi, che siamo i suoi figli, quindi noi siamo la cosa più importante, l'apice della creazione di Dio, ma poi ha dato a noi la possibilità di creare, alla coppia umana, ha dato la possibilità di creare altri uomini. Quindi la cosa più grande che ha compiuto Dio non se l'è riservata per se stesso. Cioè noi possiamo creare, procreando, altri figli di Dio. Cioè quindi l'immagine che abbiamo di Dio è proprio la possibilità di fare dei figli di Dio, figli nostri e figli di Dio. E quindi perché questo è collegato con Don Guido? Perché se questa era la cosa più grande che poteva fare l'uomo, il peccato più grande che poteva commettere l'uomo era di creare dei figli che non fossero immagine di Dio, che quindi non potessero a loro volta procreare degli individui come genitori, come figli di Dio. Ecco, poi si parla per esempio del fatto, Don Guido parla di questa femmina ancestre, e invece nella Bibbia apparentemente nella Genesi non si parla da nessuna parte di questa femmina ancestre, però si parla di qualcos'altro. Genesi 2:7 dice: allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo. Letta così non sembra avere un grandissimo significato, sembra come per far vedere, cioè Dio che prende della creta, no, e plasma l'uomo.
In realtà i termini ebraici ci aiutano a capire un po' di più quello che volevano dire gli autori. Allora, prima di tutto, l'uomo, uomo in ebraico si dice Adam. Infatti Adamo era il primo uomo. E come viene creato l'uomo? Con polvere, polvere si dice Afar, del suolo, suolo si dice Adama. Quindi qui c'è già una prima assonanza, cioè l'uomo è Adam e il suolo è Adama. La cosa buffa è che Adama è il femminile di uomo, cioè in ebraico la desinenza AH serve appunto per rendere femminile una parola maschile. Quindi qui abbiamo un riferimento al fatto che l'uomo è stato formato da qualcosa di femminile. E più però non solo, non viene detto che l'uomo è stato creato con il suolo, ma con la polvere del suolo. Questa parola polvere, afar, significa anche cenere. E la cenere veniva utilizzata, e viene utilizzata ancora oggi come simbolo, perché pensiamo a, appunto al mercoledì delle ceneri, no? È qualcosa che indica, anche per gli israeliti, indicava la purificazione. Quindi qui è scritto che l'uomo è stato creato con l'adamà, con qualcosa di femminile purificato, in un certo senso. Quindi il primo uomo non c'era una donna, ma c'era qualcosa di femminile, e c'è questo rimando alla cenere, a una sorta di purificazione. Il fatto che non sia un caso, lo sottolinea sempre l'autore, poco dopo, in Genesi 2:23, c'è un'altra frase famosissima, quando Adamo dice «la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta». In italiano anche qui non si colgono delle sfumature interessanti. Donna in ebraico si dice Isha e uomo si dice Ish, in questo senso maschio qui. Poi l'ebraico è una lingua polisemica in cui una parola può avere più significati e più parole possono avere lo stesso significato. Uomo si dice sia Adam che Ish. E qui vedete che Isha è il femminile di Ish. Quindi in italiano non si rende bene il significato, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tratta, ma la si chiamerà Isha perché da Ish è stata tratta, è più evidente che c'è un'analogia tra Ish e Isha, come poco prima ci doveva essere un'analogia tra Adam e Adama. E anche qui Don Guido appunto dice che è stato preso il gamete maschile di Adamo per formare la prima donna. Invece nella Bibbia si dice che Dio ha utilizzato una costola. In realtà anche qui la parola costola è una traduzione sì esatta, ma non è l'unica traduzione possibile. Perché quando si dice allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli torse una delle costole e richiuse la carne al suo posto, la parola costola in ebraico qui c'è scritto tsela. Ma tsela significa, può significare costola, ma la parola costola in realtà viene in ebraico si dice ala. Infatti, per esempio, nel libro di Daniele 7:5 è scritto: poi ecco una seconda bestia simile a un orso, la quale stava alzata da un lato e aveva tre costole in bocca. E qui la parola costole è tradotta con ala, non tsela. In realtà tsela viene utilizzata per indicare la metà, che può essere anche la metà di una porta, per esempio l'anta di una porta. In questo caso era la metà di Adamo, e siccome i traduttori hanno pensato che indicasse la metà nel senso di un fianco di Adamo, e quindi dal fianco hanno ricavato la costola, ma in realtà il significato esatto è metà. E come dice Don Guido, il gamete maschile di Adamo è esattamente la metà di ciò che serve per creare un altro essere vivente. Quindi se l'altro gamete poi lo ha creato Dio, è servito proprio la metà di Adamo per creare la prima donna. Poi abbiamo i due alberi, che appunto grazie a Don Guido abbiamo finalmente capito che questi due alberi potevano essere intesi come due alberi genealogici, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male.
E una cosa buffa è che c'è Reckens, che è un grande studioso di ebraico, che in Genesi 3,6 è scritto: quell'albero era attraente per avere intelligenza, l'albero della conoscenza. Ma Reckens propone un'altra traduzione e dice: quell'albero era attraente per non avere figli. Cioè lui dice che dall'ebraico si può tradurre ugualmente sia con era attraente per avere intelligenza o era attraente per non avere figli. Alla luce di Don Guido sembra più corretta la traduzione meno conosciuta ma ugualmente valida del Reckens, cioè l'albero della conoscenza del bene e del male era attraente per non avere figli, cioè doveva fare in modo che Adamo non fosse invogliato ad avere figli con quell'albero. Il fatto che c'è un altro teologo che si chiama Joseph Coppens, che praticamente lui ha scritto un libro intero sul peccato originale, lui l'ha scritto negli anni 40, nel 1940, e lui si è interrogato tantissimo, ha detto: ma cosa potrebbe essere questo peccato originale? E ha analizzato bene il testo e è arrivato a una conclusione, cioè lui ha detto: per forza di cose questo, gli autori volevano intendere uno di questi due peccati, cioè o il peccato di adulterio, che praticamente Adamo avrebbe tradito Eva in qualche modo, o il peccato di bestialità, cioè Adamo sarebbe un peccato di zoofilia. E questo lo dice Joseph Coppens, un teologo cattolico del 1940. E effettivamente Joseph Coppens, essendo un grande conoscitore del testo sacro e dell'ebraico, dice ciò che i rabbini dicono da sempre. Gli studiosi di ebraico pensano da secoli, da millenni, che ci sia un riferimento alla bestialità nel peccato originale. E infatti, qui praticamente vi leggo questo brano che cioè è un po' così, forse un po' scandaloso, ma è per farvi capire, questa è l'interpretazione dei rabbini. Interpretano Genesi 2:18-20 e il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo questo è semplicemente il discorso della Genesi, poi c'è l'interpretazione dei rabbini. Qui vi faccio vedere perché i rabbini interpretano in quel modo. Allora, qui si parla della creazione della donna. E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Quindi Dio annuncia la creazione della donna. Allora cosa si aspetta? Dio onnipotente ci si aspetta che Dio, tac, crei la donna. E invece il testo, la Genesi, la Bibbia, va avanti così. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nome a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Cioè qui Dio annuncia la creazione della donna e poi crea tutti gli animali. Solo dopo crea veramente la donna. Ma e questo è ciò che ha fatto pensare sia a Coppens che a rabbini che ci sia un'allusione a un peccato di zoofilia, cioè perché Dio annuncia appunto la creazione della donna e poi crea gli animali. E il fatto di dare un nome, il fatto che Adamo dia un nome agli animali, veniva interpretato anche con il fatto che chi dava un nome era in un certo senso il padrone a 360 gradi, quindi anche qui c'era un riferimento che poteva essere inteso in senso sessuale, anche perché gli israeliti erano molto pudici, quindi bastava un minimo riferimento per insomma aprire le porte delle allusioni. Evidentemente qui in questa presentazione ho eliminato la parte scandalosa dei rabbini, perché era un po', cioè parlava proprio del fatto che Adamo non solo si era accoppiato con tutti gli animali. Questo poi lo trovate nel libro, lì non mi sono autocensurato qui perché nelle presentazioni non so mai io di fronte se ci sono magari persone un po' più sensibili.
Qui questo è un altro brano conosciutissimo, ne ha parlato anche Francesco prima. Cioè, dopo il peccato originale, il Signore si rivolge al serpente e dirò: io porrò in inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Allora, qui si parla di due stirpi differenti. La stirpe, proprio il significato per definizione, è ciò che deriva da due progenitori. Cioè, un uomo e una donna fanno una stirpe. Qui c'erano solo Adamo e la prima donna, il primo uomo e la prima donna. E improvvisamente si parla di due stirpi. Cioè, no, c'è qualcosa che non ritarda. Com'è possibile che da un'unica coppia vengano fuori due stirpi? Vedremo dopo perché, chi era il serpente, perché qui vedete si parla della stirpe della donna e la stirpe del serpente. Poi vedremo chi è il serpente. E poi c'è un passo proprio, questo esplicito, Genesi 6, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla terra e nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e ne presero per moglie a loro scelta. Qui è proprio esplicito che c'è un'ibridazione, cioè qui gli autori hanno diviso l'umanità in due categorie, figli di Dio e figli e figlie degli uomini. Perché questa divisione? Da dove deriva? Prima si era parlato di due stirpi in Genesi 3, questo è Genesi 6, è ovvio ricondurre le due stirpi a queste due categorie di figli di Dio e figli degli uomini. E sempre per analogia, perché leggere la Bibbia significa cercare di capire, cioè è un discorso sequenziale più o meno. E quindi vedremo successivamente appunto chi sono veramente i protagonisti di queste, a chi ci si riferisce veramente. Per esempio qui abbiamo un indizio importante, si parla di figli di Dio e figli dell'uomo. I figli di Dio, in ebraico si dice Bene Ha Elohim, Bene significa figli, Elohim significa Dio. Figli dell'uomo si dice Bene Ha Adam, cioè sono i figli dell'uomo, sono i figli di Adamo. Quindi che significa? Che se Adamo non avesse peccato, avrebbe continuato a procreare la stirpe dei figli di Dio. Lui stesso è un figlio di Dio. E invece il peccato di Adamo, di superbia, si è concretizzato nella creazione di un'altra stirpe, la stirpe dei figli dell'uomo, cioè che sono i figli di Adamo, come è scritto in ebraico. Qui c'è un riferimento molto interessante. Vabbè, dobbiamo sempre cercare di entrare nella mentalità degli israeliti, per esempio nel Talmud, questo per farvi capire un po' come ragionavano gli israeliti. Nel Talmud i rabbini si chiedono come mai la Genesi, che è il primo libro della Bibbia, inizia con la parola ebraica Bereshit, noi abbiamo tradotto in principio, cioè la prima lettera è la Bet, cioè che è l'equivalente della nostra B. E loro si chiedono come mai la prima lettera è la B e non è la A, che è la loro Aleph. Cioè loro si fanno tutte queste, per loro sono importanti anche le iniziali delle parole. E si sono dati anche una risposta, e loro dicono la Bibbia inizia con la lettera Bet perché in ebraico Barak, la parola Barak inizia con la Bet e significa benedizione. Invece la parola Arar inizia con la A e significa maledizione. Quindi dice, è per questo che la Bibbia inizia con la B, perché è una benedizione. E qui, considerando questa concezione che avevano gli israeliti, è importantissimo sapere che il primo figlio di Adamo si chiama Caino. In ebraico Caino è scritto Quain e la prima lettera di Caino è la Quof. La cosa assurda è che il termine, la parola quof in ebraico, significa scimmia. Quindi quando gli israeliti leggevano che il primo figlio di Adamo si chiamava Quain e la prima lettera significava scimmia, si facevano subito un'idea precisa dell'individuo. Che cioè, per noi, ma adesso noi non facciamo caso ovviamente alla prima lettera con la quale inizia il libro Genesi biblica. Chi lo sa, non ci facciamo caso. Invece per loro era fondamentale, loro facevano dei ragionamenti su queste cose. E invece
Abele, la parola Abele, il secondogenito, in ebraico tra i vari significati c'è anche quello di erede. E anche questo è strano perché all'epoca il vero erede era solo il primogenito. Quindi il fatto che erede era il nome del secondogenito doveva far capire che il primogenito doveva avere qualcosa che non andava. E il fatto che iniziasse con la parola kof, insomma, l'allusione era importante all'epoca. Tant'è che anche qui gli ebrei hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava, perché in Genesi 5 c'è un altro indizio importantissimo. Si legge: questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Cioè qui la Bibbia dice proprio che Adamo generò un figlio a sua immagine e somiglianza. Ma non è Caino. Cioè Caino qui era già stato generato, Caino viene generato in Genesi 4. E qui invece il capitolo successivo ci dice che un figlio fu generato e lo chiamò Set, a sua immagine e somiglianza. Evidente che, insomma, che Caino non era immagine e somiglianza di Adamo, e quindi immagine e somiglianza di chi era? Ci sono altri indizi importanti, per esempio c'è il fatto che poi viene elencato in Genesi 4 e in Genesi 5 la discendenza di Caino e di Set. E la discendenza di Set, nella discendenza di Set troviamo dei numeri spropositati, cioè tutti quanti i discendenti vivono circa 900 anni. Nella discendenza di Caino, tutti i discendenti di Caino, non viene elencata l'età dei discendenti. Evidentemente i discendenti di Caino non arrivavano a quell'età alle quali arrivavano i discendenti di Set. E quindi la Bibbia parla proprio di una differenza biologica tra le due discendenze. Questa è un'altra cosa importante che si capisce solo in ebraico. In Genesi 4, dopo che Caino uccide Abele, Dio gli dice: che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Qui è il suolo che ha ricevuto il sangue. Letto in italiano non si capisce. In ebraico vediamo che ha un significato molto più profondo. Allora, per gli ebrei il sangue significava la vita. Sangue si dice dam in ebraico. E tant'è che Dio a un certo punto, dopo il diluvio, dice agli uomini, dice potete mangiare gli animali, ma non potete bere il loro sangue, perché il sangue è la vita. È una forma di rispetto. Quindi per gli ebrei il sangue significa vita. Ora che succede? Che la parola sangue, dam, è contenuta nella parola uomo, Adam. Quindi significa che la vita inizialmente era nell'uomo, in Adam. Il dam in Adam. Poi cosa succede? Che qui il suolo apre la bocca e ingoia il sangue. Il suolo è Adama. Vedete, pure nella parola Adama, suolo, è contenuta la parola dam. Quindi è come se la vita, che inizialmente Dio l'aveva creata all'interno dell'uomo, passi a qualcos'altro, al suolo, all'adama, che era quella figura femminile che abbiamo trovato all'inizio, dal quale è stata tratta l'uomo. L'uomo era stato tratto da una purificazione dell'adama, e invece qui la vita, quindi c'è come un'ascesa dall'adama, una purificazione, si arriva all'uomo. E per cui cosa succede? Che la vita che stava dentro l'uomo ricade e va a finire nel suolo, non più purificato. Ok, ora questo era solo qualche parolina su Genesi, sui primi capitoli della Genesi. Ma tutta la Bibbia parla di ibridazione, se così lo vogliamo chiamare, passatemi il termine. Adesso vediamo perché. Perché abbiamo accennato prima ai matrimoni misti. Cioè, gli israeliti non si potevano accoppiare con i cananei. Ma perché? Cioè, nella Bibbia è spiegato.
I cananei erano i discendenti di Canaan. Canaan chi è? Canaan è un nipote di Noè, cioè praticamente c'è il diluvio, sopravvivono 8 persone, dice la Genesi, cioè Noè, la moglie, i 3 figli, Sem, Cam, Yafet e le rispettive 3 mogli. Ora che succede? Che queste 8 persone, finito il diluvio, scendono dall'arca e c'è il peccato, un peccato famosissimo. Leggiamo: ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna. Avendo bevuto il vino, si ubriacò e si denudò all'interno della sua tenda. Cam, padre di Canaan, vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai 2 fratelli che stavano fuori. Quindi, che succede? Noè si denuda, un figlio, Cam, vede la sua nudità. Cam. Quindi Noè si sveglia e ci aspettiamo che maledica il figlio che ha visto la sua nudità, cioè Cam. Invece no, cosa succede? Quando Noè si fu risvegliato dall'ebbrezza, seppe quanto gli aveva fatto il figlio minore, allora disse: sia maledetto Canaan, schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. Cioè qui il peccato lo commette Cam, che è il figlio di Noè, e Noè non maledice Cam, ma maledice Canaan, che è il figlio di Cam. E c'è qualcosa che non va. In realtà per gli israeliti non faceva una piega, perché che significa vedere la nudità del padre? Ce lo dice il libro del Levitico 18:8, il terzo libro della Bibbia, è scritto: non scoprirai la nudità di una moglie di tuo padre e la nudità di tuo padre. Qui si parla delle proibizioni sessuali e si vieta praticamente l'incesto. Quindi scoprire la nudità del padre significava accoppiarsi con la moglie del padre. Quindi ciò che aveva fatto Cam, il peccato di Cam, è che si era accoppiato con la moglie di Noè, con sua madre. Questo è il vero peccato. E perché Noè maledice Canaan? Perché Canaan è il figlio di quell'incesto tra la moglie di Noè e Cam. Sembra qualcosa, insomma, di abbastanza anche qui scandaloso, ma è esattamente quello che succede dopo Sodoma e Gomorra. Dopo Sodoma e Gomorra si salvano solo Lot e le 2 figlie. Questo è scritto proprio nella Bibbia. E cosa succede? Che si vanno a rifugiare in una terra dove non c'è nessuno, le 2 figlie capiscono che lì c'è solo il padre, e la Bibbia, nella Bibbia cosa è scritto? È scritto proprio esplicitamente che le figlie di Lot lo fanno ubriacare, perché vogliono una discendenza, lo fanno ubriacare il padre e si accoppiano con il padre per avere dei figli. Infatti ci riescono e nascono poi 2 popoli, gli Ammoniti e i Moabiti. Qui invece nasce Canaan. Quindi per gli israeliti, perché i cananei avevano questa repulsione per i cananei? Perché i cananei nascevano dal peccato. Cioè proprio i cananei sono discendenti di Canaan, che è il primo, e Canaan in realtà è innocente, è un po' come Caino. Perché Canaan non aveva colpe del fatto che suo padre avesse commesso un peccato d'incesto. Però anche qui vediamo che, come Caino, lui si carica delle colpe del padre. E invece gli israeliti avevano un'origine completamente diversa. Loro erano il popolo eletto. Mentre i cananei appunto erano nati dal peccato, il popolo di Israele nasce da 3 patriarchi. E questi 3 patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe, hanno figli con 3 donne sterili. Quindi significa che qui interviene Dio per rendere fertili queste donne, e quindi in un certo senso da una parte c'è la maledizione di Noè sui cananei e dalla parte c'è la benedizione di Dio su 3 patriarchi e sulle, in realtà, 4 mogli di questi patriarchi, perché Giacobbe sposerà sia Lia che Rachele ed erano tutte e 2 sterili. Quindi insomma vedete queste origini diverse, questa separazione secondo gli israeliti doveva rimanere tale. Infatti cosa succede? Che la Bibbia già dai tempi di Abramo scrive che non ci dovevano essere incroci. Qui vediamo che Abramo era ormai vecchio, sta per morire, e qual è l'unica sua preoccupazione di Abramo che sta per morire? Dice al suo servo: metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei cananei.
in mezzo ai quali abito, ma che andrei nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Quindi l'unica preoccupazione di Adamo prima di morire è che il figlio Isacco non sposi una cananea. La stessa cosa succede poco dopo, perché Isacco sposerà Rebecca e poi avranno due figli, Giacobbe ed Esaù, e Rebecca qui dice Isacco: ho disgusto della mia vita a causa delle donne ittite, che sarebbero sempre le donne cananee. Se Giacobbe prende moglie, perché praticamente Esaù aveva sposato due donne cananee, se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le ragazze della regione, a che mi giova la vita? Addirittura Rebecca, dopo che un figlio aveva sposato due cananee, lei si sentiva quasi proprio: a che cosa serve più la mia vita? E allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando: tu non devi prendere moglie tra le figlie di Canaan. Su, vai in Paddan Aram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi là una moglie tra le figlie di Labano. Quindi, sin dall'inizio del popolo ebraico, del popolo israelitico, abbiamo questa proibizione che va avanti per tutto per tutta l'alleanza di Dio con gli israeliti. C'è questo divieto che fa proprio parte dell'alleanza. In Esodo 34: non prendere per moglie dei tuoi figli le loro figlie. Deuteronomio: non costituirai legami di parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli. Deuteronomio viene ripetuto diverse volte. E qui c'è un brano che adesso forse ci dà un po' la chiave di lettura di questa proibizione. Perché sempre nel libro del Deuteronomio Dio dice: non avrai in abominio l'edomita, perché è tuo fratello, non avrai in abominio l'egiziano, perché sei stato forestiero nella sua terra. I figli che nasceranno da loro, alla terza generazione, potranno entrare nella comunità del Signore. Perché cosa succedeva? Succedeva che quando avveniva un matrimonio misto, nasceva, la Bibbia in italiano è stato tradotto con la parola bastardo, cioè nasceva, in ebraico si dice mamzer, cioè tecnicamente un ibrido tra gli israeliti e i cananei. Questo mamzer non poteva più far parte della comunità del Signore, cioè veniva escluso, era un ibrido e veniva escluso. Ma qui si parla di alcuni mamzer particolari che non veniva escluso solo lui, veniva escluso lui e tutta la sua discendenza. Invece qui si parla del fatto che c'erano dei matrimoni misti che davano vita a dei figli bastardi, che però potevano rientrare nella comunità del Signore alla terza generazione. Perché proprio la terza generazione? Questa terza generazione viene ripetuta nel secondo comandamento. Il secondo comandamento, la tradizione cattolica lo ha sintetizzato, in realtà è ripreso da Esodo 25 e dice, tra le altre cose: perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. Anche qui questo Dio che punisce la colpa dei padri nei figli e nei nipoti strida un po' con il Dio di amore e di misericordia che conosciamo. E però, vedete, si crea un parallelo tra questa punizione e il fatto che la punizione pure di questi ibridi che dovevano rimanere fuori dalla comunità del Signore per tre generazioni. Ora, che succede? Che se questi israeliti e questi cananei erano in realtà biologicamente diversi, cioè alcuni avevano tratti, gli israeliti avevano tratti più, tra virgolette, moderni, e i cananei avevano tratti più neandertaloidi, perché vedremo tra un po' che gli uomini di Neanderthal e Sapiens si incontrarono proprio nel vicino Oriente, dove è stata scritta la Bibbia, e si incrociarono lì, si capisce che questa proibizione potrebbe avere un significato appunto biologico. Questo è un brano del Milione di Marco Polo, una vecchia edizione del 1800, ed è commentato da un conte. Si sta parlando di una popolazione che vive nell'estremo oriente, e viene descritta questa popolazione molto particolare. Inizio a leggere da qui, i Gugu.
non so se leggete, i Gugu, questo popolo, sono meno numerosi e differiscono di poco dagli orangutani di Borneo. Sono coperti di pelo, sta parlando di persone, e da essi si distinguono solo per l'uso della parola. Fu condotto uno di questi nella città, ebbe figli da una donna del paese che erano meno pelosi del padre. Alla terza generazione divennero come gli altri. Cioè qui c'è una popolazione, diciamo, più selvaggia, che un individuo di questa popolazione si accoppia con una donna normale del posto e i figli alla terza generazione, lo dice qui Marco Polo, tornano ad essere come gli altri. Quindi c'è una sorta, anche qui vediamo una sorta di maledizione, tra virgolette. Qualcosa di simile succede anche negli ibridi animali. Qui c'è il gatto bengala, che è un ibrido tra il gatto domestico e il gatto leopardo. Il gatto leopardo è un gatto selvatico, quindi quando un gatto selvatico e un gatto domestico si accoppiano, può nascere il gatto bengala. A causa del carattere nervoso e turbolento, l'enciclopedia del gatto ci informa che il bengala, questo ibrido, è ritenuto un gatto domestico solo dopo la terza generazione, perché prima può continuare ad avere comportamenti tipici della specie selvaggia. Qualcosa di simile accade allo sciacallo ibrido, incrocio tra lo sciacallo e il cane. I tratti selvaggi dello sciacallo ibrido perdurano negli ibridi fino alla terza generazione, come documentato da un esperimento condotto in India. E infatti è come se la Bibbia parlasse di piccoli peccati originali. Dopo il peccato di Adamo, ne parlo Sea, per esempio, ma essi come Adamo hanno violato l'alleanza, ecco, così mi hanno tradito. Cioè, si parla di alcuni che hanno peccato come Adamo, ma anche San Paolo nei Romani dice: la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della trasgressione di Adamo. Ora, anche Sant'Agostino aveva notato che si parlava di, nella Bibbia si parla di tanti peccati ereditari. Infatti c'è un teologo, Duparle, che ha scritto proprio la pluralità dei peccati ereditari nella tradizione di Sant'Agostino. Quindi è evidente che ci sono dei peccati che possono essere commessi e che hanno delle ricadute sulla discendenza. Ora, per gli israeliti, questi cananei erano considerati, cioè gli israeliti consideravano questi cananei delle bestie. Questo è un trattato del Talmud, il Pesachim, dove si dice che praticamente, ve lo leggo velocemente, i nostri rabbini hanno insegnato: lasciate sempre che un uomo venda tutto ciò che ha e sposi la figlia di uno studioso. Se non trova la figlia di uno studioso, che sposi la figlia di uno dei grandi uomini della sua generazione. Se non trova bla bla bla, e alla fine dice: ma non lasciate che sposi la figlia di un membro del popolo della terra, perché sono, il popolo della terra sarebbero i cananei, perché sono detestabili e le loro mogli sono parassite, e delle loro figlie si dice: maledetto chi giace con qualsiasi tipo di bestia. Maledetto chi giace con qualsiasi tipo di bestia è una frase del Deuteronomio, il quinto libro della Bibbia, e che se letta così sembra che possa riferirsi a un peccato appunto di zoofilia, cioè chi giace con una bestia, con un animale. Invece le bestie per gli israeliti erano i cananei, quindi maledetto chi giace con qualsiasi bestia significava maledetto l'israelita che si accoppia con una cananea. Addirittura in Esdra è scritto: il popolo di Israele, i sacerdoti e i leviti non si sono separati dalle popolazioni locali, ma hanno preso in moglie le loro figlie per sé e per i loro figli. Così hanno mescolato la stirpe santa con le popolazioni locali. Si parlava proprio di mescolare due cose che non si dovevano appunto unire. Ma cosa succede? Succede che a questo punto si parla, cioè gli ebrei erano dei razzisti, semplicemente? Secondo me no. Questo è quello che ha scoperto Svante Papo nel 2010. Nel 2010, cioè, Don Guido, anche qui, Don Guido parla dell'ibridazione negli anni 70,
a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. L'ibridazione umana, cioè una teoria sconvolgente. La scienza moderna nel 2010, la paleogenetica, ha scoperto le prove che c'è stata veramente l'ibridazione nella specie umana. Qui Svante Papo ha scoperto, per esempio, che noi che siamo, diciamo, gli euroasiatici, hanno circa il 2% di DNA dei Neanderthal. Quindi i Neanderthal in realtà non si sarebbero estinti del tutto. Cioè il 2% di Neanderthal continua a vivere dentro di noi. Perché noi abbiamo questo 2%? Perché quando l'Homo sapiens, che a un certo punto è uscito dall'Africa, nell'Africa non c'erano i Neanderthal, ha incontrato i Neanderthal proprio qui. Questa, vedete, una cartina che ripropone l'idea di Papo, non l'ho fatta io. E qui c'è scritto Neanderthal admixture, cioè qui c'è stato l'incrocio tra sapiens e Neanderthal, proprio lì. E poi cosa è successo? Che da qui l'Homo sapiens è andato verso ovest e, insomma, ha colonizzato l'Europa, portando già con sé tracce del DNA dell'incrocio, ed è andato poi verso oriente portando con sé tracce del DNA dei Neanderthal. E addirittura qui c'è stato un altro incrocio con un altro ominide che era l'uomo di Denisova, e quindi gli abitanti, diciamo, dell'estremo oriente dell'Australia non solo hanno il 2% di Neanderthal, ma hanno anche circa il 4% di DNA Denisova. Ora, che succede? Che la cosa buffa, tra virgolette, è che il primo incrocio tra sapiens e Neanderthal avviene proprio qui, dove migliaia di anni dopo viene scritta la Genesi. Io qui sto parlando di tipi umani diversi, quindi di Neanderthal, Denisova, Sapiens, e gli ascoltatori potrebbero pensare che questi tipi umani si siano evoluti in maniera diversa. In realtà l'ipotesi di fondo è appunto che questi tipi umani siano tutte variazioni differenti della stessa specie e si siano differenziate proprio a causa dell'ibridazione. C'è stata un'unica, cioè una prima ibridazione a cui poi sono susseguite delle altre ibridazioni nel tempo, ma tutti gli ominidi che sono vissuti nel passato sarebbero variazioni di ibridazioni differenti. Non solo, oltre alle variazioni, perché quando si ibridano due specie, praticamente in alcuni individui possono prevalere alcuni caratteri, in altri possono prevalere altri caratteri, ci sarebbe poi anche, avrebbe giocato un ruolo anche l'isolamento geografico. Quindi se delle popolazioni hanno vissuto per molto tempo isolate da altre, avrebbero potuto sviluppare ancora di più caratteristiche diverse rispetto a altre tipologie umane. Quindi questo divieto degli incroci non sarebbe in realtà razzismo, ma sarebbe semplicemente buonsenso. Perché? Perché sempre gli studiosi, la scienza, ha scoperto che l'incrocio tra Neanderthal e Sapiens dava vita a figli con problemi genetici. Cioè non sempre questi incroci davano vita a dei figli sani. Quindi cosa succede? Che questo divieto significava proprio che, cioè, era per garantire in un certo senso la nascita di figli, per garantire di figli sani che stessero bene. Quindi Dio che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza generazione non è in realtà un Dio cattivo che punisce realmente, ma lì semplicemente troviamo la constatazione del fatto che se avviene questo incrocio ci saranno dei problemi, come quello che è avvenuto poi testimoniato da Marco Polo nell'Estremo Oriente. Perché? Perché qui, questo è un articolo di Focus, appunto, non so se riuscite a leggere, è scritto: in pratica, anche se Sapiens e Neanderthal si incrociarono anche in tempi relativamente recenti, furono incapaci di generare maschi sani, rimasero vicini ma separati. E allora, vedete che praticamente la scienza è arrivata a scoprire qualcosa, che la Bibbia ci parla un po' della stessa storia, anche se ovviamente con termini diversi. E quindi chi era quel serpente che troviamo
lì nel racconto del peccato originale. Qui cito semplicemente Carlos Mestres, che è uno dei più grandi teologi sudamericani, e dice: i cananei erano un popolo che abitava già nella Palestina prima che vi giungessero gli ebrei. Avevano una religione propria fatta di riti incentrati attorno al culto della fertilità. La relazione con la divinità era intesa esclusivamente in termini di cerimonie e osservanze rituali. Non includeva nessuna esigenza etica, non influiva sulla vita come forza trasformatrice. Una religione di questo genere era assai più gradevole che le dure esigenze della legge di Dio, perché arrivava a rendere ufficiale e sacra la prostituzione, che era ritenuta un rito e un'azione sacra. La prostituzione era vista e praticata come tentativo magico superstizioso per vincere la morte e possedere la vita. Quindi che succedeva? Che questi cananei avevano i loro templi dove c'erano le cosiddette sacerdotesse, cioè praticamente i cananei andavano nei templi e si accoppiavano con queste sacerdotesse cananee, con queste prostitute sacre. Di questo insieme di magia legato al culto della fertilità e della prostituzione era simbolo il serpente. Questa identificazione arrivò al punto che la parola Nagash significava allo stesso tempo serpente e pratica magica. Il grande pericolo e la grande tentazione del popolo era esattamente quel serpente. Cioè, nei templi è stato trovato dagli archeologi che dentro questi templi cananei erano raffigurati dei serpenti. Quindi quando gli israeliti, che invece avevano il loro Dio che era Yahweh, commettevano un peccato di apostasia, entravano nei templi cananei, cosa trovavano? Trovavano le donne e i serpenti. E nel racconto del peccato originale, cos'è che fa peccare Adamo? Cos'è che tenta Adamo e lo fa peccare? È la donna e il serpente. Quindi il rimando per chi leggeva quel brano del peccato originale 3000 anni fa era evidente, non era un serpente parlante come ce lo immaginiamo noi oggi, era in riferimento ai culti cananei. Quel serpente rappresentava la donna cananea. E come abbiamo visto prima, le donne, i cananei in generale, quindi sia gli uomini che le donne cananee, erano considerati delle bestie, dei subumani. Don Guido, cioè Dio a un certo punto dice a Don Guido che il serpente del peccato originale è l'ancestre. L'ancestre che cos'era? Era una sorta di subumana, perché la femmina ancestre era il ponte che serviva per dare vita all'uomo, come una sorta, quando abbiamo visto la Damano, che deve essere purificata per dare vita a qualcosa di nuovo, il figlio di Dio. Quindi, a questo punto, stamattina qualcuno ha fatto una domanda, non so chi, ha chiesto: ma perché Dio ha permesso il peccato originale? E secondo me, considerando tutte queste cose che abbiamo detto, si può arrivare ad avere una visione un pochino, diciamo, più chiara, no? Anche per quanto riguarda questa parabola che troviamo nel Vangelo di Matteo. Abbiamo visto prima Sant'Agostino, no, che parlava di semi, del vizio nel seme. Qui c'è Gesù ha utilizzato il seme, la figura del seme, in diverse parabole. Questa è forse una delle più belle, ve la leggo e poi vediamo di interpretarla alla luce di Don Guido. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Questa è la domanda che facciamo noi a Dio. Dio, ma tu non hai creato solo, tu non sei perfetto, non dovevi creare solo il bene. Da dove viene il male? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sarà richiata anche il grano.
Lasciate che l'uno e l'altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Questa parabola è stata interpretata per molto tempo come il grano alla zizzania, il grano sono le persone buone e la zizzania alle persone cattive. In realtà, alla luce di Don Guido, il campo in cui cresce il grano e la zizzania potrebbe essere ogni uomo. Dentro ogni uomo, dentro ognuno di noi, c'è la doppia natura di cui abbiamo parlato prima, no? Di Pascal, di Demestre. C'è questa doppia natura. Dentro ogni uomo c'è il grano e la zizzania. E noi giustamente chiediamo: ma chi è stato a seminarla? Se Dio è buono, perché ha seminato la zizzania? E invece qui ci risponde Gesù, dice: no, è stato il nemico a seminare la zizzania. E adesso ci dice Gesù: non possiamo neppure sradicarlo questo male che sta dentro di noi, ci dobbiamo convivere, perché il rischio è che non possiamo sradicare la zizzania senza eliminare anche il grano, perché ormai noi siamo fatti così, siamo grano e zizzania uniti. E allora la domanda è questa cosa ci dovrebbe far pensare anche. Secondo me ci dovrebbe aiutare a perdonare di più, perché se noi, secondo me, se capiamo a fondo ciò che dice Don Guido, se sappiamo che se io so che dentro di me c'è del grano e della zizzania, dentro di voi c'è del grano e della zizzania, io capisco in un certo senso che io non sono perfetto, quindi devo cercare di comportarmi bene, di non assecondare la zizzania. Però quando sbaglio, perché tutti quanti sbagliamo, potrò riuscire anche a perdonarmi di più. Cioè capisco perché magari c'è questa tendenza verso il male. E la stessa cosa negli altri. Quando vedo che gli altri sbagliano, io potrò perdonare gli altri più facilmente se tengo conto di tutto quello che abbiamo visto. Ed è un po' quello che dice San Paolo. Torno alla domanda: perché Dio ha permesso il peccato originale? Secondo la teologia cattolica, Dio permette il male solo in vista di un bene più grande. Quindi il peccato originale, che è stato il più grande dei mali, Dio l'avrebbe potuto permettere solo in vista del più grande dei beni. E allora dobbiamo trovare un bene così grande per il quale Dio abbia potuto permettere tutto questo dolore. E San Paolo, nei Romani sempre, scrive: Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Cioè Dio, in quanto infinitamente buono e infinitamente giusto, non potrà non tener conto del fatto che tutti noi siamo ibridi, tutti noi siamo grano e zizzania, dentro ognuno di noi c'è una propensione verso il male. Proprio perché a volte si crea come una dicotomia, no? Tra la giustizia di Dio e la misericordia di Dio. In realtà Dio, proprio perché è giusto, deve tener conto del fatto che siamo ibridi e quindi dovrà essere più misericordioso. Non c'è da una parte la giustizia e da una parte la misericordia. È l'una che è proprio propedeutica per l'altra. Quindi il motivo, secondo me, per il quale Dio ha potuto permettere il peccato originale è proprio questo, perché Adamo era perfetto eppure ha sbagliato. Quindi la perfezione psicofisica non garantiva il fatto di non poter sbagliare. Anzi, se Adamo non avesse commesso il peccato originale, tutti noi oggi saremmo perfetti. Ma tutti noi oggi avremmo potuto sbagliare. E a quel punto Dio, proprio perché è giusto, un conto è se sbaglia una persona, diciamo, che non ci arriva. Un conto è se sbaglio una persona perfetta. Noi in un certo senso siamo più giustificabili adesso. E niente, diciamo che ho finito, grazie a tutti.